Buongiorno a tutti. Allora, dopo essere andati in Spagna a vedere quello che è successo e le sorprese, non sono mancate. Devo dire che anche in Francia non si sono fatti mancare nulla, perché anche qui le sorpresine non sono mancate, soprattutto da parte delle big che hanno combinato cose positive e anche cose negative. Ma iniziamo subito con la sfida salvezza del venerdì sera che ha visto il Lione, ed è brutto dire sfida salvezza per una squadra come il Lione, ma era, diciamo così, la prova del 9 per Olione per levarsi definitivamente dalla zona pericolo, ecco, per intenderci, perché sfidava il Metz, che è, ahimè, nei bassi fondi della classifica. O Lione, ha vinto 2-1 in casa del Metz. Devo dire che a questo punto, salvo sconquassi, salvo che da qua fino alla fine del campionato fa più un punto, dovrebbe essersi messo nelle condizioni di stare per quest'anno. Sto tranquillo e inizio a pensare alla campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato per tornare a fare il Lione. Non il leoncino che è lì che miau, mi devo salvare, miau. Ma magari lottare, non dico per la Champions, ma almeno per un posto in Europa. Proseguiamo perché il Nantes, altra squadra pazzarriella, è andato a vincere in casa dell'Oriente. Ragazzi miei, l'Oriente a questo punto, a differenza di Olione che si è tolto dai Maroni, non voglio essere più volgare. Il Lorient invece è nella cacca fino a qua, è lì che Joanin fa minga lunda, se no neghi, anzi mangio cacca. Quindi sconfitta pesante per il Lorient, non nel risultato 1-0, non è una sconfitta pesante, ma nel suo succo. Il Brest va a vincere nettamente in casa del Racing Strasburgo perché vuole, fortissimamente vuole, il secondo posto. E andare l'anno prossimo in Champions, ma soprattutto questa vittoria non vi dico nulla. La sfida tra Lens e Monaco ha visto la vittoria corsara del Monaco in casa del Lens, e quindi Monaco che è sempre più in lotta per un posto importante in Europa, anche perché puntini puntini, la matricola terribile Le Havre non ne approfitta. Perde in casa 2-1 contro un Reims che rimane tra le altre 10 a metà del secondo tempo, minuto più, minuto meno. E sul punteggio di 1-0 per il Reims, dopo essere rimasto in 10, il Le Havre pareggia. Probabilmente avranno fatto tutti quanti all'arrembaggio che vogliamo questa vittoria, e al 96esimo sul calcio di rigore il Reims vince con un uomo in meno in casa delle Havre. E qua magari qualcuno dirà: ecco, vedi che giocare in 10 si gioca meglio. Ragazzi miei, può capitare. Però il 75% delle volte che una squadra rimane in 10, già se porta a casa un bel pareggiotto è tanto. Poi dipende quando ci rimane in 10. Se rimani in 10 al 92esimo, ci sono 3 minuti di recupero, stai già vincendo 3-0, ti tieni il 3-0 e stop. O viceversa, stai perdendo 3-0, ma perché sono rimasto in 10? Sì, ma al 92esimo, i primi 3 gol li hai presi tra il primo e il secondo tempo, in 11 contro 11 vuol dire che sei scarico. No, ma negli ultimi 3 minuti potevo rimontare, sì. Però se sei sullo 0-0 al 66esimo rimani in 10, e invece il Reims è riuscito a portare a casa 3 punti pesantissimi. Veniamo alla prima sorpresa di questa giornata di campionato, perché per ora non ne abbiamo viste. Abbiamo visto il Lione vincere col Metz, il Nantes vincere con l'Orient. Però erano sfide dirette, il Brest battere lo Strasburgo che ci stava, nella sfida tra Lens e Monaco ha vinto la squadra con la miglior classifica, se non erro adesso controllo velocemente, sì esatto,
Il Le Havre Reims le cose cambiano un attimino, diciamo che è stata un attimino una sorpresa, sia perché il Reims, ma neanche tanto, perché comunque il Reims è ottavo e il Le Havre è quattordicesimo, quindi è una sorpresa relativa. La sorpresa magari ci poteva stare per il fatto che Reims è rimasto in 10, ha vinto in 10 contro 11, però è una squadra che sulla carta è messa un attimino meglio del Reims, del Le Havre. Neopromossa che sta facendo un gran campionato, anche se ultimamente sta perdendo qualche colpettino, però abbastanza tranquilla in classifica. La sua prima sorpresa, quella vera, quella è il pareggio del Nizza contro il Clermont, che da quello che mi hanno detto ha pure sbagliato un calcio di rigore il Clermont nel... Però controllo un attimo nella cronaca se rigore sbagliato. Al 45esimo più 4, quindi alla fine del primo tempo, hanno sbagliato un calcio di rigore. Il Clermont ha pure sbagliato un calcio di rigore. Nizza, che forse sta pagando il fatto che il Paris Saint-Germain è in fuga, ci avevamo fatto un pensierino invece. E però, vedi, tu pareggi in casa col Clermont e poi succedono i disastri. Disastro che ha fatto il Lille, che ha perso 3-1 in casa del Tolosa, che si trova nei bassi fondi, è undicesimo con questa bella vittoria, perché prima era addirittura in zona pericolosissima, invece con questa vittoria recupera un botto di posizioni. Tra l'altro ha vinto pure 3-1, quindi vittoria netta del Tolosa sul Lille. E vittoria importante che lo allontana dai bassi fondi della classifica. E concludiamo, ragazzi, con le ultime due gare. Vi dico prima quella classica, normale, una vittoria dell'Olympique Marsiglia sul Montpellier che era abbastanza scontata. Magari non era scontata una vittoria così netta per 4-1, anche perché il Montpellier era passato in vantaggio subito, pronti via. Dopo 5 minuti era passato in vantaggio e poi si è scatenato l'Olympique Marsiglia. Già nel primo tempo aveva già ribaltato la questione, poi nella ripresa ha chiuso il discorso. Al che alla domanda all'allenatore del Montpellier come mai di questo 4-1, la risposta è stata: ma è stata colpa del gol a freddo. Ma il gol a freddo l'avete fatto voi, appunto, li abbiamo fatti incazzare, erano lì tranquilli che si facevano i fatti loro. Come diceva qualcuno, mai svegliare il leone che dorme, o anche il Marsiglia che dorme, o l'Olympic che dorme. Noi l'abbiamo svegliato, si sono incazzati, si sono messi a piangere prima e poi ci hanno mazzulato. Concludiamo con la sorpresa. Il Paris Saint-Germain, che si salva solo nei minuti di recupero al 97esimo su calcio di rigore contro il Rennes, che farà ringalluzzire sicuramente i milanisti, che diranno: ecco, abbiamo eliminato la squadra che a momenti va a vincere in casa del Paris Saint-Germain. Siamo fortissimi. Perché è probabile, chi lo sa. Ci sarà il quattr'occhi magari che si rende conto che il Ren ha pareggiato in casa del Paris Saint-Germain. Noi l'abbiamo battuto 3-0 in casa. Vabbè, comunque sorpresa, conferma ragazzi che il Paris Saint-Germain prende sempre il suo golletto. Capita. Su 38, no, 38, no, 34 partite, perché è un campionato a 18 squadre, che magari in 28 partite, in 6 partite su 34, il gol non lo prenda. Ma secondo me, se andate a fare a fine campionato, andate a vedere quante partite il Paris Saint-Germain tra andata e ritorno, e indifferentemente casa trasferta, ha preso gol, vi renderete conto che. Io sto basso, vi dico 24 partite, ma so è stare basso. Per me arriveremo
26-28 tranquillamente su 34, però voglio stare basso, diciamo 24, che vuol dire che se lo giochi 24 volte prendi che ha preso gol. E anche la scorsa settimana 1-1, quindi gol preso dal Paris Saint-Germain, gol segnato al 97esimo, ma non hanno segnato. Detto questo, andiamo a vedere la classifica, perché dopo questo pareggio il Paris Saint-Germain ha 11 punti di vantaggio sul Brest, che ve lo dico a fa. Questi possono permettersi di fare anche tre pareggi e avere comunque 5 punti di vantaggio sulla seconda. Sempre che la seconda, quando loro pareggiano, riesca a vincere, perché anche quello è un punto di domanda. La sfida, ragazzi miei, è per la Champions, perché abbiamo 43 punti il Brest, 41 punti il Monaco, 40 punti il Nizza, che ha perso l'occasione di scavalcare il Monaco, o meglio tenersi il posto che aveva, perché ha pareggiato, quindi era a 39, il Monaco ha vinto, era a 38, adesso c'è il Monaco a 41 e il Nizza a 40. A 38 troviamo Lille, che ragazzi miei è lì a 3 punti dal terzo posto, che significa preliminari di Champions, e a 5 punti dal secondo posto, che significa andare direttamente in Champions. Più difficile la situazione per il Lens a 36, per il Rennes, che dopo il bel pareggio col Paris Saint-Germain è a 35, che mi sembra strano, perché mi dicono che ha e sono 6. Ah no, perché il pareggio è il secondo, giusto, 35 punti. Il Reims è a 34 punti e l'Olympique Marsiglia a 33. Diciamo che la situazione non è sicuramente molto semplice per l'Olympique e per il Reims, e in parte anche per il Rennes, visto che il quinto posto è a 38 punti. Il Rennes ancora è a 3 punti dal quinto posto, quindi se lo può ancora giocare. Le altre è dura, perché comunque hai sempre davanti altre squadre, eh? Hai davanti Rennes, Lens e Lille. Devi passare davanti, non solo andare a prendere Lille che ha 4-5 punti da te, ma devi anche riuscire a stare davanti a Rennes e Lens, che è vero, hanno solo 2-3 punti su di te, ma bisogna vedere. Se Lille si ferma, le altre vincono, siamo sempre lì, sei sempre a distanza. Comunque, proseguiamo, perché poi ci sono le squadre che non hanno granché da chiedere al campionato. Il Lione a 28, o Lione, che si è allontanato definitivamente dalla zona pericolosa. Il Tolosa a 26, e ci fermiamo qua, perché le altre, vediamo un po'. Sì, perché le altre sono più a rischio. Perché poi abbiamo il Nantes e il Racing Strasburgo a 25, il Le Havre a 24 e il Montpellier a 22, a pari merito con il Lorient. Quindi in questo momento o Lorient o Montpellier andrebbero a fare lo spareggione contro la terza classificata della Serie B francese, o Ligue 2. Distanziati a 17 punti troviamo il Metz e il Clermont, che appaiono, almeno per il momento, messe malino. Mi permettete il termine messe malino, perché sono a 5 punti, che non sono facili da recuperare, dall'Oriente e dal Montpellier, che sono le due squadre che si stanno giocando il terz'ultimo posto, che se lo eviti non fai lo spareggione. È vero che fare lo spareggio con la terza classificata della Serie B per una squadra di Serie A, anche se terz'ultima, non dico che è una passeggiatina di salute, però sei chiaramente favorito. Quindi arrivare terz'ultimo vuol dire quasi salvarti. E
Per Metz e Clermont la vedo molto 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 dura, serve o miracolo, però sai, magari c'è una delle due squadre sostituisce l'allenatore, arriva il Nicola francese e magari riesce nel miracolo. Io come ho visto che l'Empoli cambiava Andrea Zoli con Nicola, ho detto questi si salvano, fatemi vedere la classifica, gli ho detto subito per me l'Empoli si salva. Per ora sembra che ci ho preso. Poi vedremo. Detto questo, vi ho fatto la classifica o meravigliao del campionato francesao, che ho fatto la Rimao. Andiamo a vedere cosa ci regalerà la 24esima partita che parte subito con il botto. Perché abbiamo una sfida da doppia libidine con i fiocchi e contro fiocchi. Perché c'è Monaco Paris Saint-Germain. La terza contro la prima, che arriva da un pareggio casalingo contro una squadra che sulla carta avrebbe dovuto mangiare come Pacman mangia le pastigliette. E invece ci ha pareggiato, quindi può esserci un Paris Saint-Germain un po' svagatello per il fatto di essere straprimo, e quindi attenzione che il Monaco potrebbe approfittarne. Poi abbiamo un Reims-Lille che potrebbe riaprire il discorso Europa, perché Reims sta risalendo la china, e una vittoria sul Lilla l'avvicinerebbe ulteriormente al Lille, anche perché Reims è a 34 e Lille è a 38, se vince va a un punto dal Lille, quindi partita importante. Poi abbiamo un mezzo testa coda tra Clermont e Olympique Marsiglia, con il Clermont che è alla prova del 9. Va a sfidare l'Olympique Marsiglia dopo aver portato a casa un punto pesantissimo in casa del Nizza. Quindi, per cui attenzione che il Clermont può approfittare di questo Olympique Marsiglia che ha cambiato il terzo allenatore, eccetera, eccetera, un po' convalescente, diciamo così, per prendersi magari 3 punti che sarebbero pesantissimi per la lotta salvezza. Riaprirebbero un po' il discorso. Forse, dipende da cosa fanno le altre. Poi abbiamo un Tolosa-Nizza, occasione per il Nizza per recuperare i 2 punti buttati contro il Clermont e cercare di andare a Tolosa a portare a casa 3 bei punticini per mantenere sto secondo posto, perché se vanno avanti a pareggi, ciao. Il Brest gioca in casa con il Le Havre, non dovrebbe avere grossi problemi contro la simpatica neopromossa che sta facendo bene nel campionato francese. Il Nantes è chiamato a una vittoria contro il Metz. Montpellier e Strasburgo puzza molto di pareggiotto, perché potrebbe andare bene a tutti e due, un punticino si allontani ulteriormente dalle posizioni basse. E infine c'è un Rennes-Lorient che, vista la situazione, ahimè, dell'Orient, che non è più delle più belle, potrebbe essere un'occasione per il Rennes per fare 3 punti pesanti e cercare anche lui di avvicinarsi alla zona Europa. Infine, l'ultima gara vedrà il Lione impegnato in casa contro il Lens in una partita difficile, difficile, però. Dopo la vittoria in casa del Metz, il Lione ha bisogno di conferme e di fare punti. Quindi gioca in casa, certo l'avversario di Bidin è tosto, perché comunque Lens è lì che si gioca l'Europa in sesta posizione. Però questo Lione risvegliato magari regala la surprise party. Aspettate che controllo di non aver fatto. No, giusto, è giusto. È la 24esima giornata. Stavo cercando di capire. No, perché? Cioè, la prossima, la dopo, è la 25esima, giusto. Ho visto un 26 anziché un 25. Succede. Ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio. Ci vediamo col prossimo video che riguarderà il campionato tedesco. Che anche lì, Madonna, cosa ne sono successe? Sorprese, sorprese, surprise party. È un'unica certezza, tra virgolette. Ma ve lo dico dopo. Ciao.